Sì, le torri, l'associazione che insomma mi hanno contattato, io lo conoscevo da un po' di tempo Aslan, e mi ha chiamato spiegandomi anche di questa iniziativa che ho subito accolto con favore, anche perché si inserisce in un'attività che comunque non solo il Comune di Vigevano, ma il piano di zona all'ambito della Lombellina, che sapete oggi racchiude i vecchi tre piani di zona, quello di Vigevano, di Montare e San Lazzaro, quindi più di 50 comuni, è un piano di zona tra i più attivi della Lombardia, l'unico che aveva poi unito i tre precedenti piani, e quindi grazie a questa unione già avvenuta nel 2018 siamo in grado di portare avanti delle progettualità anche più complesse. La testimonianza di un impegno che stiamo registrando da parte dei territori, e dobbiamo dire veramente che il lavoro che state facendo voi, la squadra di Asla, di Laura e di tutti gli altri giovani che stanno collaborando con voi, sono la testimonianza che quello che noi abbiamo proposto è stato recepito, perché si vuole lavorare per i giovani di questo territorio. Noi ci stiamo attrezzando con un sistema coordinato di cui poi adesso vi parlerà Carmen, ma la cosa che ci interessa di più è proprio far capire come siete voi a scrivere questa pagina. La cosa che ci interessa è quello che viene avanti dai territori. Poi ANCI c'è, la cosa che noi vogliamo farvi capire è che comunque noi siamo dietro, ma devono andare avanti i giovani e noi li dobbiamo supportare, accompagnare e sostenere. Adesso lo possiamo fare anche con dei bandi regionali, il sindaco ha appena citato proprio questo bando a cui intende partecipare, questo per noi è fondamentale perché poi naturalmente siamo l'associazione dei comuni, quindi sapere che il comune con noi è assolutamente essenziale. Però ci sono una serie di azioni da mettere in atto e la prima che noi vediamo qui, perché questa è la dimostrazione pratica di tutte le sinergie, dei contatti col mondo delle attività produttive, con il mondo anche delle associazioni e dei servizi che già ci sono a livello territoriale, dice proprio l'impegno che si sta concretizzando da parte di questo territorio.